Striscia la notizia. Ecco perché Enzo Iacchetti conduce da casa. A Striscia la notizia. È tornata da qualche settimana una delle coppie più amate e gettonate in assoluto, ossia quella composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dopo qualche prima puntata condotta assieme, Iacchetti ha iniziato ad assentarsi e dal suo posto è arrivato Enrico Beruschi. Quest'ultimo è stato al timone del programma insieme ad Ezio Greggio per qualche giorno. E poi Iacchetti è tornato insieme al suo collega, però in collegamento da casa. Ormai da tempo, Enzo Iacchetti viene ripreso a mezzo busto e non è presente in studio. Questa conduzione in smart working è stata giustificata i primi giorni, con la notizia che Iacchetti avesse contratto l'influenza, che quest'anno dà sintomi molto pesanti. Quindi, si è anche spiegato in questo modo, il motivo per cui i primi giorni Enzo non ha potuto nemmeno comparire in collegamento, facendosi sostituire da Beruschi. Ora, però, a distanza di molti giorni, i telespettatori si domandano che cosa stia realmente succedendo e perché Enzo Iacchetti stia continuando a condurre da casa. Sono tanti coloro che si chiedono per quale ragione Iacchetti non sia ancora tornato, dato che, anche se si trattasse di Covid, sarebbe comunque una convalescenza molto più lunga del solito. Dal 12 dicembre Iacchetti non fa ritorno in studio, ma continua a condurre da casa. Ora, però, sono arrivate tutte le informazioni del caso, a seguito delle insistenti domande dei telespettatori, e si è capito il motivo per cui Iacchetti non è ancora tornato in studio. Fanpage ha avviato un approfondimento per rispondere ai dubbi di tutti i fan di Striscia la notizia e di Enzo Iacchetti, che si stanno chiedendo per quale motivo non sia ancora tornato in studio. In molti erano preoccupati che la convalescenza non stesse andando bene e che per questo motivo si stesse protraendo così tanto. In realtà, si possono rassicurare tutti, in quanto l'influenza o l'indisposizione che ha colpito Iacchetti c'entra poco. Il motivo per cui il conduttore non è tornato ad affiancare Ezio Greggio dopo tutti questi giorni è molto semplice e riguarda la registrazione delle puntate. Iacchetti è a casa da settimane perché sono state registrate molte puntate insieme, probabilmente tutte negli stessi giorni, e dunque effettivamente in quel periodo il conduttore aveva ancora l'influenza. In tutta probabilità oggi è quindi guarito, perciò non c'è nessuna lunga convalescenza. La scelta di registrare così tante puntate insieme potrebbe essere legata al fatto che Striscia la notizia è andata in onda anche durante tutte le festività, compreso il 24 dicembre, o altre date importanti. Quindi si è deciso di non far andare i due conduttori in diretta, ma di registrare tutto prima delle feste. Enzo Iacchetti sarà certamente guarito nel frattempo e, secondo quanto è emerso, sarebbe anche pronto a tornare, ricompletando la coppia non appena finiranno le puntate registrate. Dopo l'Epifania, quindi, i telespettatori rivedranno Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio insieme, senza nessun problema. Lo smart working così a lungo termine del conduttore è quindi semplicemente un problema di registrazioni, legato alle festività e non alla sua salute. Voi che cosa ne pensate? Avevate notato questa stranezza? E cosa avevate ipotizzato per quanto riguarda l'assenza così prolungata di Enzo Iacchetti? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.